tutto in diretta, ragazzi, tutto in diretta. Ciao ragazzi, stamattina il freddo si fa sentire, però si esce lo stesso, non è che si sta a casa sul divano. In più sono venuto per rispondere a un paio di commenti, uno un pochettino più vecchiotto e uno più recente. Il primo è facile, Il primo mi chiede di far vedere la montatura. La montatura è tutta qua, questo è facilissimo, non c'è nient'altro, c'è la lenza diretta, in questo caso è uno 0,20, un amo piombato o una jig-head legata a fondo lenza. Stop, non c'è altro. La lenza, la montatura è tutta qua. Si vede? Aspettate che controllo. Sì, è acceso. La montatura è tutta qua, non c'è nient'altro. Ci sono innescati un paio di lombrichi, ma ci sono un paio di video dove faccio vedere come l'innesco e perché l'innesco. Andateveli a cercare. L'altro commento è un pochettino più non complicato, non si può rispondere, nel senso che mi chiedeva, la domanda era abbastanza specifica, ma si può comunque ampliare ad altre situazioni. La domanda specifica mi chiedeva che testina devo usare per pescare nel canale Muzza. Non si può rispondere perché il peso della testina non è che va da canale a canale, da corso d'acqua a corso d'acqua. Allora, va adeguata alla situazione da affrontare. La situazione da affrontare oggi è questa, e ho messo su un grammo, ma non so se basta. Adesso provo con un grammo, ma probabilmente possono essere pochi. Vediamo. E questa è l'unica cosa da fare. Vai e prova. Aspettate, adesso poi dopo andiamo avanti.
Wow, avevo già deciso di cambiare il peso della testina perché uno sembrava non bastare. Non c'è molta acqua, ci sono 50-60 cm di profondità in questo momento, però sembrava che uno fosse troppo poco. Da cosa dipende? Dipende da tanti fattori, a parte fattori un attimo. Allora, ci sono fattori che possono dipendere dalla situazione da affrontare, quindi la corrente, la profondità. E poi ci sono anche fattori che dipendono dal tipo di pesce o dalla giornata, perché ci sono giornate in cui i pesci sono più attivi e non si fanno scrupoli anche a salire a prendere un'esca, e ci sono giornate come quelle di oggi dove se non gliela presenti bene, magari gliela tieni anche un pochettino più ferma sul fondo, fai molta più fatica. Quindi non puoi stabilirlo a priori che peso della testina ci vuole. Devi andare e provare, è l'unica, non esiste, io non ho la soluzione. Io ci ho provato con una, è andata bene, ma poteva anche essere. Questa è una situazione più da 2 grammi. Comunque, ecco, c'è da dire che non è che i pesi che servono per questa pesca siano infiniti. In linea di massima, con 1, 2, 3 grammi coprite il 90% delle situazioni di pesca. Poi ci saranno situazioni di pesca particolari, probabilmente la muzza è un canale che viene giù che segue la linea di massima pendenza da nord a sud o più o meno quella direzione, e quindi avrà una corrente un pochettino più sostenuta, quindi magari potrebbe anche essere una situazione da affrontare con grammature leggermente superiori, però l'unica cosa che puoi fare è andare e provare. Tanto te ne accorgi subito, se metti un grammo e non arriva neanche sul fondo, vuol dire che sono troppo pochi e aumenti di conseguenza, o viceversa, se appoggi l'esca e rimane ferma in un posto e non si muove. In linea di massima non è la presentazione giusta, dovrai scendere di grammatura. Spero di aver risposto. Tutto in diretta, ragazzi, tutto in diretta. Sifula. Ok. Oh, bellino, bellino. Vai, fatti vedere solo un secondo e torna a nuotare. Ciao, ragazzo. Ok, vai. Questa, il barbo è lì che si sta riprendendo. Questa è una massima che mi ha spedito un mio omonimo, Roberto, anche lui. Gran bella canna, beh, è una massima, 8 metri, ma per la verità mi ha spedito una 8 e una 9 da montare. Anche la 9 è già pronta, adesso vediamo se nel corso della mattinata riesco a farvi vedere anche quella. Wow, bella, è venuta bene. Questa qui l'ho lasciata originale, vettino originale, tutto originale. 8 metri con uno. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 blocchi. E avete visto quanto è importante? Avete visto che continuavo a aprire e chiudere? Tra l'altro, il fatto che sia pezzatura ridotta, sono circa 60-70 cm di lunghezza gli elementi, si può regolare veramente al centimetro la presentazione. Molto, molto, molto interessante. Molto valide, sempre di più queste canne, sempre più valide. Ciao ragazzi, ciao Roberto.